Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Cominciamo però dai primi ospiti. Fiorenza Sarzanini, vice direttrice del Corriere della Sera. Grazie per essere con noi, Fiorenza. In studio invece abbiamo Alessandro Grazie De Angelis, vice direttore di HuffPost, e Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Noi, insomma, dicevamo, i temi sono tanti, sono tutti importanti, però abbiamo deciso di iniziare dalla notizia che riguarda Patrick Zaki, che è arrivata nel pomeriggio, la condanna a 3 anni di carcere per diffusione di notizie false. Aveva scritto dei pezzi di buon giornalismo. Aveva scritto dei pezzi sulla persecuzione dei copti in Egitto, e noi l'abbiamo ospitato non più tardi di 10 giorni fa per festeggiare con lui la sua laurea, benché da remoto, all'Università di Bologna. Allora cominciamo da quella clip e da quel collegamento con Zaki di 10 giorni fa, e poi cerchiamo di capire che cosa significa per lui e anche un po' per noi quello che è successo oggi. Una volta arrivato in prigione ho detto: io voglio ritornare a studiare. Era il mio sogno. Durante tutta la mia prigionia è stata davvero la mia resistenza. Hai mai pensato di non avere la forza? Hai mai avuto un momento in cui hai detto: adesso mollo, getto la spugna? In realtà non penso che ci sia mai stato questo momento in cui ho pensato di arrendermi. Come vi ho detto prima, per me questa non era una vicenda solo su me stesso. Era una vicenda di resistenza, resistere per tutti gli altri difensori dei diritti umani del mondo. E sì, continuerò a essere solare, a sorridere, anche quando ritornerò adesso alla mia vita normale. Il 18 luglio c'è una nuova udienza. Patrick, tornerai di fronte ai giudici? Ti aspetti sia l'ultima? Sono passati 2 anni, un anno e mezzo sicuramente, no? E prima, durante anche la mia prigionia, comunque sembra che questo processo sia infinito, sembra che queste udienze vengano rinviate, ma sì, voglio essere ottimista e voglio dire, speriamo di sì, speriamo che sia l'ultima volta, perché voglio archiviare questo capitolo della mia vita, voglio riniziare, voglio davvero ritornare in Italia, volare a Bologna. Ecco, insomma, il suo ottimismo, che poi era anche il nostro, insomma, era una speranza più che ottimismo, insomma, è stato tradito. Però Fiorenza Sarzanini, cerchiamo di incastonare quanto accaduto oggi nel percorso, diciamo, che è più lungo della storia di Zaki, che comincia.